Siamo al ristorante numero 10, all'interno dell'Hotel Expo di Villafranca, proprio alle porte della città di Villafranca, a due passi dall'aeroporto. Oggi ci ospita Ernesto Morari, che insieme a Raffaele ha preparato due piatti per queste festività. Di cosa si tratta? Allora, abbiamo gli gnocchi di patate di Colonia Veneta. E qui lo interrompo perché signor Ernesto trova i prodotti della zona e difatti le patate sono di Colonia Veneta. Veneta, sì, e poi il tartufo della Lessinia. Ecco, sempre delle nostre zone. Cosa dobbiamo dire per salute? Attenzione sempre alle patate, partiamo dall'acqua fredda e stiamo molto attenti a pelare poca buccia, perché al di sotto della buccia abbiamo le sostanze nutritive che più ci interessano. Ecco, una volta fatto l'impasto, che gli gnocchi possono anche non essere addizionati con l'uovo, ovvio che noi lo dobbiamo fare per avere una consistenza maggiore, ma l'uovo si può anche evitare di mettere. Una volta che affiorano, possono essere messi in questa cremina fatta con latte e un formaggio cotto, tipo il taleggio, in modo che non fili e resti cremoso. Qui, se noi andiamo ad aggiungere il tartufo, aumenta il profumo del tartufo e poi viene distribuito molto bene su tutta quanta la pietanza. Di secondo abbiamo questo piatto che è creato con dell'orata del Mediterraneo e una salsa di carciofi. L'orata, il pesce è sempre sulle nostre tavole più volte alla settimana, ma l'importante è che non cuoce a temperature troppo forti. Viene distribuito sopra un gratin senza schiacciare, appena appoggiato, e l'orata viene cotta a forno dolce in modo che la carne resti bella bianca. Occhio quando la comprate che l'occhio sia vivo, le squame lucenti, la consistenza molto soda, meglio sempre farsela sfilettare al momento dell'acquisto. Per i carciofi invece, che sono ricchissimi di sostanze interessanti per la nostra alimentazione, è importante pulirli bene, farli acidulare leggermente, non serve tanto limone perché altrimenti prendono, diciamo, gusto troppo acido, e trifolarli con un po' d'olio leggermente, un po' di prezzemolo e un po' di aglio, che poi possono benissimo essere tolti. Fatta questa crema, distribuirla copiosamente, abbondantemente sull'orata, perché è molto importante avere 5 porzioni di verdura tutti i giorni, quindi questo può essere un momento per gustare questo ortaggio che in questa stagione si trova ed è anche molto buono. Occhio all'acquisto, che sia sempre bello pieno. A questi piatti così profumati cosa possiamo abbinare? Ma un ottimo soave delle nostre colline. Ecco, quindi restiamo in tema, ma io come sempre devo ricordarvi che sulla nostra tavola è tollerato il bicchiere di vino, ma è importantissimo avere sempre una grande quantità di acqua, sia a tavola che fuori pasto. Ed ecco che per queste festività, da tutti noi di salute, vi facciamo tantissimi auguri!